Con questo video tutorial provo a rispondere a una domanda che è stata recentemente posta nel gruppo Siti Scolastici di Facebook ed è riferita alla gestione di questo widget sulla barra laterale destra, link utili. Vedrò due metodi, uno più automatico, però con qualche limitazione di visualizzazione, uno più flessibile, ma che richiede qualche intervento di codice. Bene. Andiamo a vedere il primo, quello che viene utilizzato è quello dell'automatismo. Molto brevemente andiamo subito in aspetto widget per vederlo all'opera. Andiamo a mostrare, a visualizzare la barra laterale destra e come notate c'è questo widget link che ha alcuni campi, categoria, l'ordine, mostra immagine del link e un pezzettino di codice sul widget logic per dire di mostrare questo solo in home page. Quali sono le operazioni necessarie? Allora, noi abbiamo necessità di avere l'immagine da cui parte il link e la categoria di link. Andiamo a vedere per gradi. Prima cosa, caricare l'immagine. L'immagine si carica da media, aggiungi nuovo. Una volta che l'immagine è caricata, la troveremo in libreria, ad esempio questa del Miur. Questa è un'immagine che avrà poi corredato un suo testo alternativo e avrà, una volta che noi l'abbiamo caricato, una sua posizione, cioè un suo indirizzo web, che è quello che poi andremo ad appuntarci, già che ci siamo facciamo un Ctrl-C perché se non devo fare altri Ctrl-C e Ctrl-V mi consente di averlo già subito pronto per un passaggio successivo. Questa operazione la proseguo per tutte le tre immagini. Avevo tre link. Quindi mi serve per il Miur, per porte aperte sul web, per l'Ufficio Scolastico Lombardia. Punto 2. Creo la categoria del link. Vado in link, aggiungi nuovo e ci aggiungo la categoria, ad esempio, link utili. In questo caso era già presente, vedete la categoria link utili che tra l'altro è associata a quei tre link che abbiamo visto. Punto 3. Devo gestire il link con aggiungi nuovo, cioè devo ripetere per tre volte l'operazione, uno per il link del Miur, uno per il link a porte aperte sul web, uno per il link all'Ufficio Scolastico Regionale. Mettendo che cosa? Ancora qua per comodità andiamo a vedere quello del Miur per vedere i campi riempiti. Si dà un nome, ad esempio Miur, si darà un indirizzo web. Indirizzo web com'è che è stato a essere, diciamo, gestito? È semplicemente uno se lo fa, se lo copia e incolla dal web. Ad esempio HTTP, mi raccomando, deve essere presente l'HTTP :// www.istruzione.it. Se uno non si ricorda come scrivere HTTP, lo visualizza via web, va nella barra degli indirizzi web, copia e incolla e si porta dietro anche l'HTTP. Poi una descrizione che è opzionale, che sarebbe per chi è esperto un po' di HTML, quel attributo title che adesso per motivi di accessibilità sta perdendo un po' il suo valore. Poi l'associazione, scusate, del link alla sua categoria, ad esempio link utili, e successivamente no, l'indirizzo immagine. Cosa si fa? Si va in corrispondenza del campo indirizzo immagine, avete fatto prima il Ctrl-C, cioè avete copiato l'indirizzo web dell'immagine precaricata e fate Ctrl-V. Poi eventualmente date anche un valore di valutazione se volete poi ordinarle secondo un criterio che decidete voi. Bene, fatto questo, avete tutti gli ingredienti per poi andare in aspetto widget e andare a appunto utilizzare questa potenzialità di questo widget. Barra laterale destra, si prende il link e solo si sposta. A seconda delle versioni di WordPress, o l'avete già a disposizione nella batteria di widget disponibili, o se non lo trovate, lo potete inserire con aggiungi plugin, il nome di un plugin che si chiama Link Manager. Io l'avevo già, per cui l'ho utilizzato. E ripeto ancora, che cosa? Scelgo la categoria dei link tra quelli che avevo gestito precedentemente, decido un tipo di ordinamento, spunta su mostra immagine link in modo che l'immagine sorgente che avevo
appunto segnalato, no, nell'informazione del link, mi consenta di far partire da un'immagine e poi le widget logiche che ho detto prima per fare in modo che questa batteria di link compaia solo in home page. Questo è un modo, vediamo però un limite. Il limite lo vediamo meglio se noi andiamo nelle impostazioni di Power 2015 ad optare ad esempio per un layout allargato. Generali stili layout allargato. Bene, andiamo a salvare l'impostazione e vedete che salvando l'impostazione noi con Visualizza Sito vediamo un'immagine molto larga, forse troppo, si può poi fare in modo di avere anche una larghezza massima del layout. In particolare le tre immagini, però, vedete, no, occupano poco, solo una parte, meno di metà dello spazio a disposizione. Questo perché? Perché le immagini, non avevamo forse ben sottolineato prima, per funzionare bene con quel metodo devono essere tutti con una larghezza uguale e direi limitata, limitata alla larghezza della colonna dove vanno a depositarsi, perché vanno a depositarsi con la loro larghezza reale. E allora quelle sono tutte immagini, ad esempio, di 150 pixel, potevo andare fino a 170, ma se avessi avuto un'immagine da 300 pixel di larghezza, magari ci stavano in un layout molto largo, ma nel layout di partenza, che è un pochettino più stretto, non ci sarebbero stati. O sarebbero state tagliate o sarebbero fuoriuscite, quindi non avrebbero sortito l'effetto voluto. Come fare allora per invece ottenere delle immagini ridimensionabili? E usiamo un metodo alternativo che vediamo adesso. Per semplicità ci occupiamo adesso del porte aperte sul web e del link utili del MIUR. Andiamo a vedere come fare. Porte aperte sul web è più semplice. Andiamo www.porteapertesulweb.it, scritto sbagliato, attenzione, a volte scrivere veloce non aiuta. Eccolo qua, vedete l'immagine, no? Posso cliccare col tasto destro e anche visualizzarla. Sì, è un'immagine già piena larghezza, la prendo così com'è, tasto destro, salva immagine con nome e vado a salvarla, no, nella cartella che mi interessa, che è quella che poi, da cui partirò quando dovrò poi andare a inserire l'immagine dentro il mio sito. Salvo. Bene, adesso andiamo a procurarci l'immagine del MIUR. www.istruzione.it. Che ce l'abbiamo. Non abbiamo quell'immagine identica a quella che ho usato prima, usiamo questa qua in alto, no? Dove c'è la scritta in Palace. Tasto destro, visualizza immagine, cosa notiamo? È che è troppo larga, che c'è un po' di spazio bianco che non vogliamo. Bene, allora l'occasione ghiotta per mostrarvi un applicativo che è basato sul web per il ritocco di immagine. Come si chiama? Si chiama www.pixlr.com. Vedete, direttamente nel web, in particolare c'è questo Pixlr Editor. Lanciamo l'applicazione web e notiamo che ci sono, no, delle varie opzioni. Tra queste la possibilità di o creare una nuova immagine o aprirne una dal computer, o utilizzare un'immagine direttamente presa dal web, ed è il caso nostro. Andiamo a rivedere l'immagine presa nel web, andiamo a copiarci l'indirizzo, Ctrl-C, andiamo nel online photo editor di Pixlr, clicchiamo su apri un'immagine dal web, incolliamo l'immagine e clicchiamo su ok. Vedete che in automatico l'immagine viene messa a disposizione per un suo ritocco, miglioramento o quant'altro, con tutta una serie di regolazioni, luminosità, livelli e quant'altro. Insomma, ci sono una serie di strumenti molto interessanti, tra questi quelli più banali di ritaglio. Andiamo a ritagliarci la nostra immagine. Invio.
Scusate, rifacciamo l'operazione perché ho fatto un pasticcio. Qua ce la ringrandiamo, ecco qua. E l'immagine è stata ridimensionata, o meglio, è stata ritagliata. A questo punto, file, salva immagine, non da galleria. File, salva immagine, salva. Andiamo a inserirla nel computer, ok. Andiamo a metterla qua dove c'è IMG, in automatico c'è il formato. In realtà l'avevo già perché per prova l'avevo già realizzata e andiamo a sostituirla. Bene, adesso torniamo qua su PASV, andiamo in bacheca e ci andiamo a aprire queste due nuove immagini, meglio ad aprire. Andiamo ad aggiungere alla libreria media queste due nuove immagini. Allora, andiamo a selezionarci il file. Andiamo a prendere il file nella cartella in cui l'ho depositato. PASV 2013, 1315, IMG e ci prendiamo logo MUIR, apri. Messa, modifica. Andiamo a metterci anche il testo alternativo, che è MUIR oppure Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, tra parentesi logo, link, basta, per dire che ci linkiamo, perché la funzione di questa immagine è linkarsi direttamente al sito del MUIR. Benissimo. Aggiorna. Poi andiamo ad aprirci anche quella di porte aperte, aggiungere meglio. Seleziona file. Ecco che l'abbiamo presa, andiamo a modificare. Porte aperte sul web. Logo. Link. Anche qui se scriviamo giusto è meglio. Fatto, aggiorna. Questa è un'immagine GIF. Benissimo. Adesso lavoriamo un po' anche però con, direi di lavorare con il block notes o lo strumento che avete. Lo apriamo block note. Qui dobbiamo un attimo scegliere il codice da mettere, poi andremo a incollarlo, no, nel widget apposito per fare cose manualmente. Allora, questo che cos'è? Un elenco puntato in realtà, perché anche se noi avevamo il codice nascosto, fatto molto bene, no, questo modello PASV, in maniera molto appropriata, si tratta di elenco di link e quindi sono stati sistemati come un classico menu verticale, che è un elenco però messo senza elenchi puntati o quant'altro, ma con un foglio di stile realizzato come fossero dei pulsanti, ma semanticamente un elenco puntato, un po' di elementi HTML, minore UL, spazio minore LI. Cosa mettiamo qua nelle voci di menu? Metteremo link, immagine e poi chiudiamo il nostro elenco, la nostra voce di diciamo di elenco. Come funziona il link in HTML? Funziona con il tag a href uguale due punti slash doppio apice. Sito del ministero http due punti slash slash www.istruzione.it. Ok, poi se vogliamo che quando il mouse è sopra al link compaia anche il title, possiamo mettere title uguale link al sito del MUIR. Ok, dubbia è questa descrizione, se necessario o meno. Alcuni dicono che ormai è un po' inutile.
Bene, questa è un piccolo stralcio di HTML, è un link che va chiuso con meno slash a. Adesso dobbiamo mettere l'immagine. Il tag dell'immagine è img. Cosa vuol dire, cosa devo dire nell'img? Due cose, due attributi. Uno, dov'è l'immagine e due, il testo descrittivo. Dov'è sarebbe src, poi anche la larghezza della verità. src uguale. E l'immagine non mi ricordo io adesso esattamente in che posizione è. Devo ritornare qua. Porte aperte sul web? No. Era più comodo, avessi avuto già questo. Pazienza, andiamo in libreria. Ci andiamo a prendere quello del Mur, che è questo. E andiamo a prendere l'URL dell'immagine. Ctrl C, torniamo nel block notice e mettiamo esattamente in corrispondenza del valore dell'attributo src tutto il percorso della pratica, sarebbe l'indirizzo web dell'immagine. Poi gli diciamo alt uguale, perché qui non c'è l'automatismo e vogliamo scrivere meno, e beh, ce lo pigliamo allora da qua. Modifica, vi ricordate che l'avevamo messo, no? Ctrl C, torniamo qua nel nostro block notice e l'abbiamo inserito. Già che ci siamo a capo automatico che vediamo meglio. Bene, l'alt l'abbiamo messo, ricordiamoci sempre di chiudere col doppio apice. Manca la larghezza e qui c'è il trucco. La larghezza che corrisponde all'attributo width sarà, anzi, meglio ancora, l'attributo width, vi posso dire, che con la copia HTML5 e CSS3 in HTML5 non è deprecato, insomma non lo valuta. Bisogna usare un altro elemento di codice che è il codice style, attributo style. Style uguale, due punti, dobbiamo dirgli adesso proprio gli elementi di larghezza, width, due punti, 95% ad esempio. 95%, qua andiamo a chiudergli e facciamo il punto e virgola, perché i vari elementi di stile vanno suddivisi con un punto e virgola, doppio apice, spazio barra inutile in HTML5 e poi ci mettiamo la chiusura del link. Abbiamo messo, mi sembra, tutto. Ok, spero di aver fatto errori. In modo analogo lavoriamo per l'altro. Ecco, questo è quello che interessa una volta che voi avete il pezzo di codice, no? Farete come faccio io adesso, non andate a scrivere tutto, ma fate semplicemente un copia e incolla e cambiate solo le parti variabili. Allora, questo sarà quello invece di porte aperte sul web. Invece che istruzione.it sarà porte aperte sul web.it. Quindi a livello operativo, una volta avete il codice in mano, no, cambiate ben poco. Link al sito di porte aperte sul web. Non dovete ricordare l'HTML, lo utilizzate copiando e incollando. Qui però naturalmente il link va ripreso rispetto a quello reale di porte aperte sul web. Quindi andiamo a vedere dov'è residente il logo porte aperte sul web. Qua. Ok, Ctrl C. Andiamo qua e dove c'è src ci mettiamo esattamente il posizionamento. Questo sarà porte aperte sul web logo. E poi cosa abbiamo? Il link lo lasciamo uguale. E il link è poi style, l'attributo style sempre della larghezza del 95%. Adesso dobbiamo chiudere però anche l'elenco puntato con minore barra UL. Ecco. Questo codice poi ve lo metto a disposizione, magari migliorabile ancora mettendo anche la centratura, che adesso però per motivi di tempo evito, ma già si otterrà qualcosa di buono se non ho sbagliato. Se ho sbagliato, nessun problema, si torna indietro. Come dice il buon Edgar Morin, si sbaglia proprio attraverso anche gli errori che si compiono. Li compiamo tutti gli errori, mica solo i nostri studenti. Andiamo qua. Bene, adesso che abbiamo il codice pronto, che ripeto, adesso l'ho fatta lunga, ma poi in realtà è molto più breve. Andiamo in aspetto, widget, e ce lo mettiamo sotto quello residente, barra laterale destra,
Invece che però trascinare link, trasciniamo il widget testo. Non c'è arrivato, lo rifacciamo, non c'è problema. Eccolo qua. Titolo, scriviamo link utili 2, dai, giusto per differenziarlo. E qua dentro, Ctrl V, ci mettiamo esattamente quella porzione di codice. Anche lì nel widget logic ci metteremo ancora l'indicazione che noi lo vogliamo soltanto in home. Se è così, se invece lo vogliamo dappertutto, non scriviamo nulla. Magari home senza n è meglio e anche senza v doppia. Salva. Devo vedere che errore ho fatto, perché è probabile che ci sia qualcosa che non funzioni. Visualizza sito. No, funziona. Caspita, è andata bene. Linka giusto? Vediamo, apri link a nuova scheda. Tasto destro. Si sta aprendo, eh? Connessione lenta non aiuta, ma vedrete che adesso l'abbiamo qua. Perfetto. Torniamo al nostro. Ecco, potevo fare non carica sul nuovo link e fa lo stesso su nuova scheda in modo che col tasto indietro ritornavo. Comunque è proprio giusto, vedete? Ma qual è il vantaggio grosso, al di là che quella scritta Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca è così illeggibile? Sarebbe stato meglio aver trovato il logo di prima, possibilmente largo, che se io ridimensiono, la finestra, vedete la cosa bella che si ottiene? Che il nostro link occupa sempre la piena larghezza. E questa è una cosa veramente molto molto valida, importante e utile. Bene, questo è tutto sull'organizzazione del link. Potrei soltanto aggiungere una cosa, che lo faccio solo come premessa, poi eventualmente per un altro tutorial. Se voi vedete che questo è troppo largo, così com'è, sapete che potete cambiare il foglio di stile. Dovreste utilizzare per fare le cose proprio a grande livello, il tema cosiddetto figlio o child, che peraltro trovate nella guida di porte aperte su web e su GitHub, creare un tema child con tutte le sue definizioni e dovrete mettere una regola per lo stile. Anticipo così perché non mi piace così largo, brevemente come si può fare. Io sto lavorando, se non sbaglio, con Chrome, vado in sviluppo, utilizzo un componente aggiuntivo che ci sia per Firefox che per Chrome che si chiama Firebug. E vado un po' a vedere qual è l'elemento su cui operare. Vado a cliccare su Seleziona un elemento da analizzare. Vedo che è Wrapper, questo qua. Il Wrapper che qua voi vedete indicato con le sue indicazioni di stile, vedete che ha una serie di informazioni. Qual è la cosa che io devo aggiungere nel mio foglio di stile, possibilmente nel child? È un'informazione che è max larghezza, max meno width. Due punti. Cioè, se io metto per dire come larghezza massima, che ne so, 1400 pixel, vedete che si è allargato a una, diciamo, buona larghezza per gestirmi in modo sufficientemente chiaro tutto il mio tema, ed è meglio rispetto a quella stretta stretta di prima. Ecco, quindi in realtà basta aggiungere, no, che cosa all'interno del vostro. Togliamoli tutti. Scusate se poi vedete diverso, ma è soltanto per dirvi la regola. Dovete mettere sul style.css del menu del tema figlio, cancelletto wrapper, parentesi graffa, max width, due punti, 1400 pixel, punto e virgola. In questo modo ecco che ottenete esattamente la larghezza, un pochettino come massima più stretta. Bene, buon lavoro.